grazie che sei qua. Salve. Grazie. Eccoci qua. Ti giuro che non salterò come Cecchettin. Ti come faccio stare tranquilla. Sì. Ma no, puoi fare quello che vuoi. E si chiama ruota libera, puoi fare veramente quello che vuoi. Gioco. Allora, io non ho più capito niente rispetto... Ecco, infatti, perciò vi ho detto, ti giuro che io starò tranquilla. Mi sono un po' persa, perché io avevo preparato delle cose, non so, le facciamo lo stesso? Facciamo... No? Va bene, andiamo già da un'altra parte. Andiamo a ruota libera. Scusami, Marisa, sì, mi fate un applauso di incoraggiamento? Grazie. Marisa, prima di parlare dei tuoi progetti, del tuo impegno a teatro, sia il tuo teatro a Napoli, sì, sia la tournée teatrale. Il mio teatro, il teatro è della regione, lo dirigo, non sì, è? Lo dirigi tu, il tuo teatro, Viviani. Volevo fare con te un pensiero a Sandra Milo, perché domani avrebbe compiuto 91 anni, e sarebbe stato il suo compleanno. Peccato... Peccato non averla più con noi, è stata una compagna di lavoro eccezionale, è una donna molto intelligente, molto forte, molto più di quello che si possa immaginare. È passata, diciamo, sotto questa immagine di donna, come si, degli anni 60, un'attrice svampita e bellissima. Era bellissima, ma non era per niente svampita, e anzi era una donna davvero molto intelligente, molto forte. Io sono felice di averla conosciuta bene, che ci siamo divertite tantissimo in questo spettacolo che abbiamo fatto con Mara Maion, che è altra donna straordinariamente forte e simpatica. E niente, peccato se sia andata così. C'è qualcosa che noi non abbiamo colto in lei e che invece a te è parsa più chiara, standole così vicino per un'esperienza appunto del genere? Il fatto che, sai, tanti anni fa, ovviamente, quando si faceva questo lavoro, si era, come dire, un po' incanalati in dei ruoli che erano, negli anni 50, erano quelli, poi lei era bellissima, quindi passava con una bellissima donna un po', appunto, svampita, stupida, no? Aveva questa immagine e in realtà non era affatto così, quindi lei avrebbe potuto fare nel cinema molto di più, avrebbe potuto essere, avrebbero potuto usarla, come dire, in tante altre cose, perché davvero era una donna molto forte, molto intelligente, piena di amore. Io la prendevo in giro perché lei parlava sempre di amore, cioè, infatti sì, dove lei andava io dicevo, adesso passa Sandra, ci sono gli uccellini che vanno avanti a lei, dove lei cammina crescono i fiori, uccellini che la inseguono, insomma la prendevo anche un po' in giro e giocavo con lei, però in realtà lei era una donna davvero molto potente. Grazie Marisa. Prego. Comporre il cartellone del Trianon Viviani di Napoli quest'anno è stato forse anche un divertimento particolare, perché in qualità insomma, di direttore artistico ti sei molto divertita, ma sei anche in tournée con Enzo Gragni Agnello. Sì. Il tempo per fare tutto, compresa la pittrice, che peraltro anche in scena farai, dove lo trovi? È perché io in verità non lo so neanche io, ma in realtà io lavoro veramente 24 ore al giorno, nel senso che lavoro moltissimo, adoro lavorare, non potrei stare senza lavorare perché mi diverte lavorare, mi piace impegnarmi, poi sono anche tutte le battaglie che faccio. Esatto. E quindi il tempo lo trovo, la notte è meravigliosa, la notte è un momento per me straordinario, perché quelle le ore che vanno da mezzanotte alle 2, alle 3
sono ore speciali, perché sono da sola e quindi posso dipingere, posso leggere, non c'è il clamore, il frastuono del mondo che mi infastidisce, perché nel senso che ho da fare tante cose, quindi telefonate, cose, insomma. E quindi invece di notte riesco a lavorare e a fare altro che mi piace molto. La verità, sai qual è? È la passione, l'entusiasmo. Io mi devo anche un po' calmare, perché quando mi chiamano e mi dicono vuoi fare questa, vuoi fare questa, vuoi prendere parte a questa, la prima cosa che mi viene in mente è immediatamente sì, perché l'entusiasmo, ho un entusiasmo uguale a quello che avevo a 20 anni, e quindi capisci, sono... Guardatela sul palco insieme a Enzo Gragnaniello che poi ti manda a dire delle cose. Ah, pure? Grazie. Adoro l'umanità, amo chi si nasconde perché ha paura di disturbare, e amo chi si propone a dismisura, amo chi non ha mai creduto in se stesso. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. E allora rossa ma parli te, e la domanda si aspetta a me, e mi risponda se vuoi sapere che non c'è strada nessuna. Basane, l'amore rivoluzionario. È nato così questo spettacolo, è nato a colazione con Enzo, che da tanto tempo volevamo fare uno spettacolo insieme. Un giorno mi ha chiamato e ha detto andiamo a mangiare insieme, e mi ha detto ma vogliamo fare una cosa a teatro. E io, dopo, mentre parlavamo, dato che siamo molto in sintonia, ho detto lo spettacolo allora si chiamerà Vasam, l'amore è rivoluzionario, perché secondo noi oggi non c'è niente di più forte della rivoluzione d'amore. Oggi amare vuol dire fare la rivoluzione, perché siamo circondati da un mondo troppo orribile. Non guardiamo le guerre che sono terrificanti intorno a noi, ma anche quello che accade all'interno del nostro paese, no? Questi ragazzini allo sbando che non sopportano il dolore, molti di essere lasciati dalla fidanzata, e uccidono. Questa aggressività, questa volgarità che ci circonda. Quindi bisogna amare. Quindi questo spettacolo, in questo spettacolo regaliamo del... regaliamo dei pensieri d'amore. Veramente oggi l'unica rivoluzione è quella dell'amore. Però forse bisogna tornare a imparare un linguaggio d'amore. Esatto. Trovare il giusto vocabolario. Esatto. I modi giusti di comportarci. Rispettare i confini dell'altro, imparare queste cose, serve anche un'educazione a questo. Infatti è quello che tentiamo di dire in questo spettacolo, parliamo anche del rapporto fra uomo e donna, io dico al pubblico che basta, bisogna mettere un punto, bisogna camminare insieme, non c'è... Guarda, queste giornate della giornata della festa della donna, sì, per amor di Dio, è una cosa bellissima, è una cosa che ci riguarda da vicino, ma c'è poco da festeggiare, qua c'è invece da rivalutare. Bisognerebbe festeggiare tutti i giorni le donne e tutti i giorni gli uomini. Dobbiamo andare di pari passo, dobbiamo abbracciarci, bisogna camminare insieme, amarci, rispettarci, volerci bene, comprenderci. Questo è il mio sentimento. Senti Enzo, che cosa ti manda a dire? Ciao Marisa, innanzitutto ti voglio fare i miei complimenti, perché sei un artista a 360 gradi, un artista che puoi recitare di tutto. Mi sto divertendo in questa esperienza insieme a te. Spero che continui, perché vedo che il pubblico ogni sera si diverte e si emoziona. La cosa più importante in questo momento è l'emozione. E questo noi riusciamo a farlo con la tua simpatia e con le mie canzoni.
Poi mi raccomando, quando finiamo lo spettacolo, vai più piano sull'autostrada, perché tu corri proprio come una pazza per andare a Brescia. Un bacio. Che vai a fare a Brescia? Vabbè. Vai a ridere troppo, lui è meraviglioso. Io devo dire due cose prima su Enzo anch'io. Enzo è un essere, intanto è un essere umano straordinario, potentissimo, mi fa molto ridere, ma è un artista, un poeta, un uomo specialissimo. No, vado a Brescia, quando sono al nord vado a Brescia, perché il mio compagno è di Brescia, Piero, che mo mi sta guardando, ciao amore, vado a Brescia, quindi io devi sapere che adoro molto la libertà e quindi ho imparato a guidare la macchina a 50 anni, no, io guidavo prima, ma senza la patente. No, guidavo, no, per amor di Dio, guidavo, no, perché sai, guidavo. Oggi qua... accompagnare, cioè facevo per amor di Dio, no, perché stasera beccherò 300 multe tutti insieme, una perché Gragnaniello dice che io corro, non corro, corro come si può correre, non corro tantissimo. Dipingi in scena? Dipingo, sì, perché appunto inizio a dipingere quando comincia lo spettacolo e il quadro termina alla fine dello spettacolo. Quindi mi occupo lo spazio, dipingo mentre Enzo canta e faccio questo quadro che rappresenta esattamente quello che vogliamo dire, che in questo cuore che dipingo, poi non dipingo sempre la stessa cosa, ma insomma tutti entrano in questo cuore perché... il mondo vogliamo dire che è un cuore che batte per tutti. La verità è che tutti siamo una sola cosa, tutti siamo sotterraneamente legati gli uni agli altri e quindi quando accade che noi facciamo delle cose sbagliate colpiamo per forza gli altri, quindi perciò dobbiamo essere tutti insieme in questa meravigliosa rivoluzione d'amore. Andare un attimo alla composizione del cartellone teatrale del Trianon Viviani, perché al centro c'è ovviamente la canzone napoletana, sempre, lo scrigno della canzone, sì, napoletana, sì. Peraltro un teatro molto prestigioso. Teatro Trianon Viviani, il teatro della canzone napoletana. C'è stata questa polemica a Sanremo che ha coinvolto Geolier e l'uso del napoletano e del suo napoletano, nello specifico quello anche delle nuove generazioni, lo slang di adesso, sono stati fatti tanti titoli, insomma qualcuno ha puntato anche un po' il dito contro l'uso del napoletano schietto senza, diciamo così, che non fosse di larga comprensione. Tu cosa ne pensi? Ma sai, il napoletano, intanto partiamo dal fatto che il napoletano è una lingua, la si studia, a Napoli abbiamo tante cose che si occupano, tanti settori che si occupano del linguaggio, della lingua napoletana. È ovvio che questa lingua, man mano che la società si evolve, la lingua napoletana si evolve e come scrive il mio amico Pasquale Scialò, che è uno storico della canzone napoletana, naturalmente queste parole arrivano più dal basso che dalla borghesia, no? Quindi è ovvio che questi cantautori giovani parlano un linguaggio che magari può non piacere, non è detto che piaccia a tutti quanti, ma è l'evoluzione di un linguaggio. Io credo che questo ragazzo abbia portato comunque a Sanremo la sua storia, che è una storia che la racconta in modo forte, sì, perché lui comunque è seguito da una marea di ragazzi, di fan che hanno riempito lo stadio San Paolo per ben 4 giorni. Non è una cosa da poco. No, ma infatti quindi bisogna prendere seguito, atto, certo, che questo ragazzo è seguitissimo e quindi ça va sans dire. Poi può piacere o no, ma è così. Rimanendo sempre nel tema delle battaglie anche a favore delle donne e anche per recuperare un giusto linguaggio, voglio presentarti una ragazza di grande talento che in questi giorni è stata sui giornali proprio per l'arte che è riuscita a portare nel centro di Napoli. Facciamo entrare Tricia Palma. Ciao,
grazie di vederti. Elisabetta, mandiamo subito le immagini del centro di Napoli con Frida Kahlo, Michela Murgia, Matilde Serao, Artemisia Gentileschi e Rita Levi Montalcini, reinterpretate proprio da Trisha. Siamo nel vicoletto Donna Regina. Già questo. Sì, l'abbiamo fatto proprio per questo motivo. In realtà è una collaborazione con i ragazzi della libreria AM Bookstore e con i ragazzi appunto del Vicolo della Cultura, che è proprio un'associazione. E questo è il secondo Vicolo della Cultura che abbiamo creato. E il primo si trova nella sanità, mentre questo appunto, perché è chiamato Donna Regina, lo vogliamo dedicare appunto alle donne. E abbiamo scelto insieme alcune donne da rappresentare. Ovviamente non sono, non c'è una scelta precisa, ma alcune non erano mai state rappresentate, come Matilde Serao, e io ci tenevo molto, appunto da napoletana, perché stiamo lei... parlando della prima donna, esatto, che in Italia ha fondato un quotidiano. Il Mattino, esatto. Quindi importantissima. E è che molto ha ripetuto spesso l'esperienza, ce ne con dimentichiamo, altri quotidiani, sì. E anche Artemisia Gentileschi, che nel 600 comunque ha denunciato per la prima volta uno stupro, e nel 600 era una cosa diciamo difficilissima, no, da fare, anche perché era una delle prime pittrici. E lei stessa diventò più brava del padre, quel periodo era abbastanza strano. E quindi abbiamo voluto realizzare questi murales, cioè io ho realizzato i murales, mentre c'è stata una collaborazione anche per l'installazione di queste edicole, che ricordano le edicole votive, ma dove vengono installati praticamente dei libri. E le persone possono donare, possono prendere questi libri gratuitamente. Che ne pensi, Marisa? Intanto è bravissima. Ma intanto però lei è bravissima, meno male che esistono delle giovani così. Ma Napoli è una città meravigliosa, perché Napoli è, cioè, trasuda creatività e bellezza. Io, sarà che io sono molto appassionata a questa città, siamo di Napoli, però è vero che c'è sempre un tocco in più. Cioè, ogni giorno ti sorprendi perché c'è qualcosa di nuovo, di diverso e di meraviglioso. Lei ha fatto una cosa stupenda con queste edicole e soprattutto questa cosa che si possono prendere libri, cioè, è bellissimo. E rappresentare anche le donne del passato, l'abbiamo fatto anche noi a teatro giorni fa con le scuole, perché è importantissimo partire dalle radici e poi da là si va oltre e ci si rimescola tutto, ma le radici, anche le canzoni, anche Joliet partirà dalle radici, dalle nostre radici, quindi è una cosa molto importante. Brava, veramente. Ha rappresentato donne straordinarie, donne che non si possono dimenticare. C'è un po' un donne speciali nella scelta di queste donne. E abbiamo scelto donne nella cultura, ma in vari ambiti, appunto per far capire che la donna può fare tutto in qualsiasi ambito e non si deve fermare. Appunto Rita Levi Montalcini diventò scienziato in un periodo in cui le donne non erano considerate all'altezza, no? E quindi noi possiamo fare tutto, ed è questo forse il fil rouge. Sai cosa invece mi viene da pensare, oltre chiaramente a questo messaggio potente? Intanto che c'è tanta creatività fra i giovani e che i giovani sono fortemente sottovalutati nel nostro paese, mentre a Napoli no, a Napoli c'è ancora la possibilità di esprimersi, e che anche la street artist sia sottovalutata. Beh, perché lei per esempio è riuscita a fare la tua arte, l'hai portata anche in altri quartieri della città, sì. Spesso vieni chiamata a riqualificare quartieri, palazzi, eccetera. Questo per esempio è il suo, guarda che bello che è, ma forse non gli si dà ancora la giusta dignità. Beh, no, ci sono dei grandi artisti però di street artist, di street art, che sono famosissimi e che lavorano anche di nascosto, no? Io credo che non sia tanto sottovalutata, credo che sia complicato come genere, no? Sì. Perché tu regali una cosa e poi resta lì, quello è un po'... quello bisognerebbe capire come... cioè, come tentare poi di diventarne anche proprietari un po'. Però No, secondo me è proprio questo la la bellezza, sì, certo. Perché tu sei consapevole del fatto che magari verrà imbrattato, che cioè, è lì ed è gratis, è per tutti. Forse è una... non so, è un... Ma tu economicamente vieni pagata per i lavori sì, che sì, fai? Sì, sì, certo. Io sono anche scenografa, quindi faccio la scenografa, ma ultimamente appunto mi sto concentrando molto sui murales, perché ho sempre voluto dipingere e quindi voglio fare questo.
Eh beh, c'è una street artist molto importante che ha fatto il nostro manifesto quando abbiamo fatto delle manifestazioni per le donne iraniane, Laika, è straordinaria. Ci sono artisti che sono diventati molto famosi pur venendo dalla street art. E tu faresti mai un murales? Ebbene, io non sono all'altezza, forse. Ci ho mai pensato. Però sicuramente trovo che sia bellissimo, perché vedi che colori, che cose meravigliose. Cioè, tu fai diventare un luogo dove le persone passeggiano. Già Napoli è un museo aperto, a cielo aperto. Dipingere una cosa così io trovo eccezionale, perché le persone che passeggiano per questa strada sicuramente si metteranno di buon umore, penseranno. Cosa più importante è che l'arte deve far pensare, deve far sognare, deve far immaginare. Vedi che bello, il vicolo della cultura. Mi sembra un progetto meraviglioso. Speriamo che tu ne faccia tanti altri. Vieni a fare anche da noi. Vieni a fare anche nel quartiere Forcella, dove noi abbiamo questo bellissimo teatro, e vieni a vedere anche tutti i nostri concerti. Quest'anno ci abbiamo dei concerti che si intitola Il mondo fa tappa a Napoli, ha aperto Noah con Valentina Stella, avremo Tocchigno e Granianiello, Vinicio Capossela, Teresa Salgheiro con gli Strings, che sta imparando 8-9 canzoni napoletane con Canti Naviganti. È un'operazione bellissima questa di far venire degli artisti in Italia, stranieri, che adorano la musica partenopea e la vengono a cantare da noi, insieme a artisti napoletani. Vieni a dipingere qualcosa. Quando vuoi venire? Ma in tutto questo... In tutta questa creatività, sì. Mina settembre lo rifarai? Sì, lo riprendiamo. Bene, bene, ci fa piacere. Mi sono dimenticata di nominare Pietra Montecolpino. Nel frattempo abbiamo mandato in onda tutte le immagini che riguardano il calendario del teatro. Senti, noi non abbiamo ancora finito, perché Tricia ha un regalo per te. Ma apriamo davvero la ruota. Andiamo. Beh, ho realizzato una donna contemporanea come Michela Murgia, poi ho realizzato donne come Matilde Serao, che hanno appunto parlato di Napoli, e volevo realizzare te, che fai cose bellissime per Napoli e con l'arte. Grazie, veramente sono commossa. Sei carissima. Grazie per questa vita. Grazie a voi. Grazie. Dal 26 marzo al Teatro Quirino di Roma, Marisa Laurito ed Enzo Gragnani.